Sicuramente il Torto di Luciano è, diciamo, una ricchezza, un patrimonio, diciamo, con la sua storia, con il racconto che ci fa dei personaggi, ci arricchisce tutti quanti noi e fa memoria, che secondo me è importante in questo periodo, soprattutto in relazione alle cose che ci dicevamo rispetto ai ragazzi. E poi penso che la cultura sia qualcosa che qualcuno diceva una volta, che con la cultura non si mangia. Io invece penso che sia proprio il nutrimento della libertà, e quindi giusto questi pezzi di cultura poi paesana diventino poi patrimonio. Grazie. Io non so se avete voglia di condividere un ricordo, di anticipare, cioè di chiedere a Luciano un personaggio in particolare, se voi avete un ricordo in particolare che vi va di condividere, perché a questo punto possiamo anche permetterci di tornare tutti un po' indietro, di condividere qualcosa. Ecco, non so, c'è qualcuno che vuole condividere qualcosa? Vuole fare qualche domanda? A proposito della cultura con la quale non si mangia, voglio sempre citare una battuta che faceva Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale, non so se è autentico o meno, ma Churchill era un grande umorista, infuriava la battaglia, bombardamenti ovunque, e sembrerebbe che Churchill, insomma, pensava anche ai libri, alle sue memorie, a scrivere, insomma, difendere la cultura. Dice: Presidente, ma lei lei pensa alla cultura in questi momenti? La risposta fu: e allora per che cosa combattiamo? E in effetti è una risposta di grande saggezza, cioè se noi possiamo anche arricchirci, possiamo anche riempire i conti in banca, ma se non cresciamo anche in altezza oltre che in larghezza, penso che facciamo ben poco. Allora, io vorrei ringraziare Luciano, perché il lavoro che fa Luciano è veramente inestimabile, ma così come Pietro, così come Nello Misto, così come Anello Fiorentino e tutti coloro i quali a un certo punto della loro vita hanno detto: io da adesso in poi voglio raccontare quello che vedo. Perché purtroppo noi siamo contingentati dal tempo, e c'è un tempo che sta cancellando letteralmente, secondo dopo secondo, tutta la nostra memoria. Ora sembrerà assurdo, però quando Luciano insieme a Pietro vanno a fare quelle interviste che per tutti sono pallose perché durano troppo, tra virgolette, perché il mondo dei social, e io purtroppo ne sono praticamente coinvolto 24 su 24, non permette, squalifica ciò che dura appena più di 90 secondi, io penso che siano proprio dei punti di riferimento, per me tantissimo, e spero anche per gli altri, perché un domani, quando tutto questo passerà, quando tutto questo andrà oltre, ci saranno persone che hanno raccontato quello che è passato e quello che hanno visto. Oltre a ciò, sono anche persone che dedicano il loro tempo che sottraggono a quel meccanismo malato, perverso e diabolico che è del capitale. Cioè, loro lo fanno non per un ritorno economico, anche perdendoci, pur di salvaguardare quello che è la nostra storia. Quindi io, Luciano, io ti ringrazio veramente, come ringrazio tutti. Grazie. 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 A proposito della lentezza, mi ero appuntato una frase di appunto Franco Cassano, che è una delle mie preferite. Bisogna essere lenti come un vecchio treno di campagna e di contadine vestite di nero, come chi va a piedi e vede aprirsi magicamente il mondo, perché andare a piedi è sfogliare il libro e invece correre e guardarne solo la copertina. Bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto, sentire la stanchezza conquistare come una malinconia le membra, invidiare l'anarchia dolce di chi inventa il momento, di momento in momento la strada.
Io credo che sia una frase bellissima di chi inventa di momento in momento la strada, cioè non seguiamo un flusso, non siamo indotti ad emozionarci, indignarci, protestare da altri, ma siamo noi che scegliamo la strada. E qual è il momento di maggiore autodeterminazione di chi sceglie la propria strada? Oggi colgo l'occasione per giustificare la chefia che non sono solito esibire, perché sono cose che non sono mai piaciute neanche quando ero giovane ragazzino, cioè queste cose lo faccio perché oggi nessuno, quasi più nessuno, la mette. In un momento in cui ci sono 20.000 vittime in Palestina, su cui nessuno accende la telecamera perché magari ci dobbiamo dividere su altro. Su altre questioni, per carità, importanti, che sono il patriarcato, che sono, non so, i femminicidi, tutte queste cose. Io credo che, ecco, sia questa la conferma di come siamo meno liberi di quanto noi possiamo immaginare. Per questo è importante fermarsi, anche rispetto a quello che ci provino i mezzi di informazione. Ringrazio Emanuele per le bellissime parole, che poi effettivamente noi corriamo sempre, quasi sempre esclusivamente dietro all'utile, ma come diceva Papa Benedetto XVI, l'uomo non ha bisogno solo di cose utili, ma ha bisogno anche di cose belle. La bellezza implica la libertà anche di scegliere, e quindi questo è uno dei limiti, secondo quello che posso capire io, del nostro tempo. Oggi noi siamo indotti ad emozionarci, indignarci, piangere, e questo non è un sintomo di libertà. Tra l'altro, poi a proposito del centrodestra, mi dispiace forse contraddire il consigliere Laez, sicuramente non nego, diciamo, di avere per qualche periodo della mia fanciullezza e giovinezza anche militato in partiti, diciamo così, che sono riconducibili alla cosiddetta destra, ma come concezione della vita e del mondo sono lontanissimo da una visione conservatrice classica di tipo liberista, men che meno, cioè tradizionale. La visione tradizionale già è un qualcosa di, diciamo, di diverso, ma non mi considero vicino alle attuali posizioni del centrodestra, almeno da 30 anni a questa parte. Era solo una puntualizzazione un po' narcisistica, se vogliamo. Prego, Nicola. Mi ha dato spunto, Luciano, per ricordare che è vero quello che dice in questo momento, perché lui è stato il candidato della sinistra alternativa a Forio, candidato sindaco della sinistra alternativa a Forio, quando c'era il governo di Franco Monti insieme ai socialisti. Io l'ho sostenuto, ho brindato con lui, ho sperato con lui. Franco Luciano è una persona squisita, è grande, è una persona che riflette e che da cui possiamo apprendere molte cose. Possiamo apprendere anche la capacità di stare insieme pur condividendo alcuni ideali in contrapposizione, ma non in opposizione, in contrapposizione. E quindi quando vedo Luciano il religioso accanito, io vedo le distanze. Quando lui vede in me il comunista accanito, lui prende le distanze. Però abbiamo la capacità e la fortuna di comprenderci e di gioire insieme per i momenti migliori per il paese e per la città in genere. Ecco, allora grazie Luciano di quello che già ci hai dato e di quello che ci darai nel prossimo futuro. Grazie a tutti. Ho ringraziato tutti, desidero naturalmente associarmi al ricordo dolcissimo di Gerardo Carise, che è stato, oltre che un amico fraterno, un mio grande supporter, nel senso che io, tra i miei innumerevoli difetti, purtroppo c'ho anche quello della mancanza di perseveranza, allora molto spesso mi addormento e lui dice: ma fai qualcosa, allora
è stato per me un amico veramente fraterno che mi ha sempre incoraggiato in molte delle attività che ho provato a mettere in piedi. E quindi Gerardo veramente è stato anche un maestro con la sua capacità di andare in giro a raccogliere, a selezionare, a immortalare questi piccoli angoli della nostra politica. Non si contano, diciamo, le sue iniziative anche social, dalle edicole votive, ai matrimoni di una volta, le belle donne di Foria, insomma, veramente Gerardo è stato da questo punto di vista un gigante. E poi volevo ringraziare Pasquale Balestrieri, il professor Pasquale Balestrieri, per la veramente lusinghiera prefazione, oltre che Andrea Esposito che aiutato a mettere insieme le pagine, a stabilire i capitoli, poi Andrea che fra l'altro sta sfornando l'ennesimo romanzo, lui sì che è uno scrittore di quelli di Ivena, insomma sono stato onorato anche di questa collaborazione, quindi ci tenevo a dire, certo, per essere con voi. Su Gerardo devo dire che è un ricordo personale, che gli ultimi tempi quando mi è stata concessa la possibilità di stare alla Columbaia, per questo tempo breve ma intenso, insomma. Sì, sì. Quando lui ha saputo che ero qui, gli ultimi giorni prima di venire a mancare, mi ha chiamata e mi ha detto che aveva delle idee per la Columbaia, delle cose che avrebbe avuto il piacere di fare qui insieme, che poi ci saremmo risentiti. Io sono un po' rimasta con questa cosa perché lui poi un giorno prima ha provato a chiamarmi, ma io ero impegnata dal lavoro, non sono riuscita a rispondere, ancora mi chiedo chissà che idee aveva in mente, per... forse questa era una di quelle, e quindi anzi sono abbastanza certa, perché lui poi è un altro che con i social ha fatto grandi cose, quindi anche il gruppo, no? Sui personaggi foriani, insomma uno strumento, era una persona veramente speciale, quindi mi piace ricordarlo, mi dispiace anche di non aver saputo cosa aveva deciso. Sarà comunque, in qualche modo ci farà sapere le sue idee. Sì, ma infatti già così si è palesato, ecco.